Benvenuti a Sant'Anna dei Lombardi, sono Ambra Giglio, responsabile dei servizi museali di questo complesso monumentale. La chiesa è di proprietà dell'Arciconfraternita di Sant'Anna dei Lombardi e San Carlo Borromeo. La fondazione di questa chiesa risale al 1411 sotto il regno di re Ladislao di Durazzo. All'epoca la chiesa era conosciuta come Santa Maria di Monte Oliveto. Soltanto nel 1800 la chiesa viene poi conosciuta come Sant'Anna dei Lombardi, perché acquisita per l'appunto dall'Arciconfraternita Lombarda. È da ricondursi alle scelte politiche della famiglia aragonese di stringere sempre più intensi rapporti con la Firenze dei Medici la presenza di artisti toscani a Napoli, in particolare in questo luogo. Ma in questo ambiente che volevo condurvi, in la Sagrestia Vecchia, ex refettorio del complesso olivetano. Per affrescare questo splendido ambiente viene chiamato Giorgio Vasari, pittore aretino, che giunge a Napoli nel 1544. A Vasari questi ambienti non piacciono. Vasari si racconta nell'esperienza napoletana e dice che proprio non gli piace. Il suo problema è la luce. E il suo estimatore, nonché protettore, Dominiato Mitti, padre olivetano, a convincerlo, intraprendendo con lui un lungo epistolario, a realizzare quest'opera. Vasari ancora racconta che sarà proprio la natura dei materiali utilizzati per la realizzazione, per la costruzione di questa chiesa, a dargli una mano: il tufo, quella pietra leggera, così friabile, che poteva essere facilmente lavorata. E così il suo progetto prevede tagli, come lui stesso dice, da falegname, per smussare angoli e per rendere più morbide le volte. Il problema della luce viene risolto da Vasari con lo stucco bianco che finalmente dà luce e la sua opera può dispiegarsi. La volta viene scandita in tre parti che ospitano al loro interno dei temi della religione, della fede e dell'eternità, con intorno allegorie che non sono altro che un monito per i monaci che erano qui abituati a mangiare, appunto il refettorio, per la vita che andava condotta e per la vita che dovevano appunto osservare durante la loro vita monastica. All'interno delle tre parti in cui suddivide la volta sono rappresentati la religione, l'eternità al centro e la fede in prossimità dell'altare. Se volessimo in realtà apprezzare la sequenza studiata dal Vasari, dobbiamo ricordare che l'accesso del pittore era alle mie spalle, quindi dalla parte dell'altare e non dalla porta come facciamo oggi. All'interno di ottagoni, quadri, trovano dunque collocazione le virtù e tutto intorno in ben 48 vani, grottesche e immagini celesti. Vasari si ritiene responsabile o comunque fautore di una nuova luce sulla pittura e sulle esperienze artistiche che si apriranno dopo di lui a Napoli. Infatti dal buio dei secoli del Medioevo la luce a Sant'Anna dei Lombardi del Rinascimento toscano. Non resta quindi che invitarvi e farvi immergere nella luce.